la mia cucina! Bene, oggi vi voglio proporre il mio minestrone detox. Ho messo due ingredienti fondamentali per chi soffre di costipazione e quindi per andare in bagno vi posso assicurare che è il number one, perché abbiamo la zucca, il broccolo, un potere di antiossidante, contengono molte fibre e molta vitamina A, comunque però aiutano ad andare a fare molta plom plom. E allora, oltre alla zucca rossa, poi ho messo alcuni legumi, ho messo le lenticchie rosse, ho messo i piselli, ho messo molta cipolla rossa, poi ho messo un po' di salsa per dare un po' di colore, anche se già la zucca rossa comunque dà quel bellissimo color di arancio. E poi avrei dovuto mettere un cubetto di spinaci che ho letteralmente dimenticato di mettere durante la video ricetta. Mi perdonate? Quindi non dimenticate che quando farete anche voi il mio stesso minestrone dovete aggiungere il cubettino di spinaci. Vi posso assicurare che rimarrete veramente soddisfatti, perché il risultato è grandioso e al momento della degustazione sentirete in bocca praticamente un retrogusto dolciastro, perché la zucca comunque è molto molto forte, e poi il croccantino del broccoletto e dei piselli secchi. Ragazzi, è davvero 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 una bontà. Nel momento in cui si decide di fare una dieta, vi posso assicurare che questo tipo di minestrone è davvero molto buono e io mi faccio i complimenti da sola. Va bene ragazzi, fatemi sapere se la video ricetta vi è piaciuta, io vi mando un grosso bacio e niente, buona video ricetta a tutti, ciao! Allora, iniziamo subito con questa video ricetta. Iniziamo subito ad affettare la cipolla rossa. Io ho usato il bimby, ma voi potete usare benissimo una pentola comune. E poi ho aggiunto il broccolo, questa tipologia di broccolo di cavolfiore più che broccolo. Però se voi avete il comune broccolo va benissimo lo stesso. Poi aggiungo una patata, ovviamente tutti gli ingredienti vengono aggiunti tutti insieme. Aggiungo questo bel pezzo di zucca rossa che taglierò anche questa a cubetti. E poi aggiungo una bella manciatina di lenticchie rosse. Aggiungo anche questi piselli secchi e poi un pochettino di salsa Mutti. Aggiungo un po' di sale e un goccio d'olio. Aggiungo poi un poco di acqua, almeno un 400 ml di acqua, e faccio cuocere il tutto per almeno 30 minuti abbondanti. Questo è il risultato, ovviamente io ho dato una mezza frullatina, ma voi potete anche non farlo. E questo è il nostro minestrone detox. Spero che la video ricetta vi sia piaciuta, vi mando un grosso bacio e un bel saluto. Ciao ragazze!